Si fa bocca! Chi c'è? Salita molto ripido e poi la schiena de bue sa strada. Un po' che roba, che casa rurale. Guarda, lassù c'è quella lì, è Cosoli, là non mi ricordo più ed è quella lì cos'è. Boh, allora spegno il motore. Questa è una casa rurale, molto in salita, va un po' un grillo anni 1940. Guarda che roba, oh! Pare una foglia secca, oh! Col grillo. Vedi, la macchina va su tutto perché è un trattore. È un trattore. Questa è andata su tutto tranne che l'annesso. Vedi, c'è l'annesso. Sta casa è crollata al massimo. Ah, là c'è un altro annesso in mezzo a quelle piante, chissà cosa sarà. Forse era un capanno sempre inerente alla casa, dei Sivergari. Qui c'è lo spiazzale intorno, i calcinacci. Forse hanno provato a restaurarla dopo l'hanno abbandonata. Guarda che roba, guarda che vecchia casa rurale. Vedi, laggiù, quella volta quando c'era questa casa nuova che ci campava la famiglia, non c'era tutti quei pannelli solari che pare un lago. Guarda che schifo quei pannelli solari lì in mezzo col campo. Non era meglio a distribuirli sopra i tetti delle fabbriche, delle case, i pannelli solari? Guarda che casa, è andato su tutto dentro, all'interno. Vedi, la macchina è venuta su tutto. Qui la strada è molto ripida, Se camminavo a piedi sudavo a gronde, invece ho fatto come GTA 5 che vado sempre dappertutto con la macchina. Dopo però non mi posso lamentare se mi si pacca, Ti direi, te lamenti sempre, dopo te si pacca la macchina così, Infatti non mi devo lamentare perché l'ho fatto io di proposito per evitare la salita, perché fa 40 gradi sotto il sole, 45, Sotto il sole, sotto l'ombra, 40 gradi oggi. E adesso qui sotto il sole mi fa 45 gradi. Quindi un caldo da morire. Guarda, la siccità totale, la siccità è completa e totale. Guarda i spacchi per terra, ante la terra, guarda che roba. Guarda, la terra è arsa, c'ha sete. Mi fai vedere cos'è quella roba là? Forse è un pozzo, Forse è un pozzo. Guarda che pezzo di albero qui. Guarda, fammi un po' andare a vedere. Fammi vedere, va. Guarda, oh. È un pozzo laggiù. Guarda lì. Ah, là c'è un campo pieno di alberi impiantati. E là c'è il Monte Conero, lì Castelfidardo, vedi. Sto dalla parte dei Recanati.
Adesso non mi sovviene col tempio lassù cos'è, oh. Adesso non mi sovviene proprio. Proprio non mi viene in mente. A pensare che un tempo negli anni 90 ci andavo sempre lassù, pure alla messa ci andavo. Adesso non mi sovviene che cappella è. Che cappella sarà? Non lo so. Adesso vado oltre a vedere questa casa, però io non so messo bene, sai pantalon corti in duvò che è pieno di insetti, a 45 gradi qui c'è le serpi, c'è le vipere, c'è tutto di più in mezzo a serbaccia, apposta a gusta con la macchina, cucino non fa un passo, sto sempre a sede, del sedile, senti che arzura, oh, un caldo da morire oggi, guarda che macello, c'è tutti i spiller, i rovi, le frasche, e in duo, manco posso bucca dentro lì, che macello, sa casa, è allo sfascio completo, guarda, le sta a mangiare la vegetazione, vedi? La vegetazione la sta a mangiare, lì c'è una porta, sì, oh, è chiusa, però dentro tutto sventrato, guarda un po' che bel cortile qua, si vede l'impianto elettrico laggiù, quello collega da Recanati a Castelfidardo, dopo c'è un sacco di case abbandonate qua, e a là c'è Osimo, lì c'è Castelfidardo e dalla parte della macchina c'è Loreto. E adesso io svuoto il serbatoio, intanto ricordo a tutti voi che mi state guardando che per farmi riproporre nuove produzioni esplorative potete sostenere questo canale mettendo un grazie, la disposizione nuova di YouTube. Se tutti voi che mi seguite mi metteste un grazie per sostenere il canale, io farei spesso le produzioni esplorative. Se tutti voi utenti mi mettete un grazie tutti i mesi, lo faccio proprio per mansione lavorativa. Me potrebbe diventare una mansione lavorativa se tutti mi mettessero un grazie, perché questo grazie è una nuova possibilità che dà YouTube, che è scappato proprio adesso, è da poco che è uscito sta cosa qui, e quindi coloro che sono famosi, che hanno comprato milioni e milioni di iscritti, tutti emettono un grazie, e io non sono famoso quindi non mi posso aspettare un grazie, però chi è che vuole vedere produzioni esplorative me ci mettesse un grazie, così sostenendo il canale io riproporrò altre esplorazioni, a parte questa che io non posso entrare perché duoli, è tutto crollato dentro questi edifici, queste strutture, queste case, questa casa rurale con l'annesso a fianco che c'era gli animali, ci tenevano gli animali, poi c'è il pozzo, poi praticamente bevevene gratis, mangiavene gratis, faticavene, non è che non faticavene, faticavene più da te, perché te ha sedenti i trattori e invece una volta due ne camminati dietro il bue e l'asino, e quella volta i contadini, i vergari erano forti, faticavene dalle 4 di mattina alle 7 e mezza di sera, dopo andavano a dormire, stavano con la vergara guardava la prole e i figli e faticava dentro casa, e il vergaro andava faticante i campi, mangiava, beveva e trombava, moglie, figli, controfigli, sopraffigli, cucciolati, adesso nessuno più fa i figli, se pia il caso se pia, perché se fatica per un altro non c'è la gratificazione personale, non ci si affida più al padre eterno ma ci si affida al demonio, e quindi le coppie finite, la generazione è ultimata, è terminata, la siccità ci si magna e l'inversione dei poli magnetici hanno iniziato e la loro misfatta contro coloro che abitano nella crosta terrestre. Per noi è una tragedia questa inversione dei poli magnetici, perché adesso noi abitiamo in Italia, era una penisola piena di acqua, adesso no, adesso non più, diventerà un deserto, si desertificherà, infatti la desertificazione ha iniziato 22 anni fa. Adesso sarà sempre più intensa, quindi l'Italia è un paese che non si può più recuperare e è da uscire fuori dall'Italia. L'Italia ormai è un paese di siccità totale, arso, tutta chimica nell'aria, tutte nuvole chimiche, non c'è più niente di naturale, un macello, quindi chi è che ci comanda? So demoni,
quindi tutto contro la famiglia, contro gli interessi dei contribuenti, e non è più come le famiglie una volta rurali, che i cieli erano azzurri, pioveva, nevicava, c'erano le stagioni naturali, le precipitazioni naturali, adesso è tutto chimico, e ormai i fertilizzanti hanno invaso tutta la terra, pieno di chimica pure in te la terra, non solo in te il cielo, ma pure in te la terra, i cuori imbastarditi. E guarda un po' un pennello di Raffaello qui, un pennello anni 2000, guarda, cos'è? Cicogna, oh, c'è scritto, cicogna, dopo tutti i fili elettrici qui anni 90. E quindi quella volta stavano meglio, perché le stagioni erano naturali, l'inversione dei poli magnetici ancora c'è due a sta, quindi campavano bene, c'avevano il pozzo pieno d'acqua, vabbè, tutti secchi, quasi tutti secchi, le falde acquifere quasi tutte secche, i fiumi quasi tutti secchi, e il fiume Po non è stato mai così secco, adesso è secco del tutto, il fiume Tevere è quasi secco del tutto, mai è stato così, i fiumi più due fiumi più grandi d'Italia, italiani, due fiumi più grandi, il Po è il più grande d'Italia, quelli altri un po' più piccoli del Po, però il Tevere è grossissimo, adesso è secco, tutto secco, tutto secco, ci stiamo a seccare i cuori imbastarditi, siamo imbastarditi, siamo diventati proprio tremendamente chiaviche, siamo chiaviche. Prima ho visto, mentre ero parcheggiato con la macchina ante un incrocio, stavo ante la telefonata, è scappato fuori prima un topettignao, un birichignao, poi una panteganignao e poi una serpe lunga così, un metro e mezzo, tutta nera, e strigiava a terra, serpeggiava. Quindi adesso c'è rimasi i topetignao, i sorcettignao e i serpettignao. Ecco, i birichignao. Guarda un po' che bell'albero qui, che quercia, eh. Questa quercia ha visto quando campava in esa gente dentro sta casa, prima dello sfascio. Quando c'era la neve, chi tutti inverni nevicava un metro e mezzo di neve per 3-4 mesi la neve, le montagne c'erano i ghiacciai, adesso non c'è più niente, è il deserto sulla montagna, è più caldo di chi sulla montagna. E chi c'era il pozzo pieno d'acqua, il contadino da piazza al mastello, lì la Vergara, pia l'acqua ante il mastello, ante la cazzarola. Dopo piavene, cevene la vigna, chi dell'uva bevevene a rotta de collo, il Vergaro s'embriagava. E dopo facevene la prole, c'avene un mascello de fina cucciolata lì dentro, fi contro fi. Però i fi venivano surretti, perché si affidavano al Padre Eterno, non è che si affidavano a Satana come a te, che bestemmine come i dannati a Dio e la Madonnina. Quella volta andavano alla messa, piani i sacramenti, recitavano il rosario. Adesso bestemmina rotta di collo, non vanno più alla messa, impregne a Dio e la Madonnina, tutto un continuo, i santi, fanno l'impregazione e la corona del rosario, santi, contro santi e soprassanti, di impregazione. Che schifo di generazione, è finita sta generazione, come sa casa, se la magna la vegetazione, guarda che roba, le pare tutte serpi con le radici, guarda con le radici tutte secche e rincignite, eppure, oh, e com'è possibile che le radici secche e rincignite e viene sulle foglie verdi, oh, come fa a venire sulle foglie verdi che è un'eternità che non piove più, non fa niente, non nevica più? Non nevica più da 4 anni, è un'eternità che non piove, guarda che roba, oh! Guarda che macello, guarda, zumpette nelle tarantole che si ficcano lì dentro. Dopo c'è le formiche veloci, anni 2000, le formiche anni 80 non c'è chi per terra. Guarda lì, oh, guarda i spacchi di sta terra qui, la terra non ne vuole più, vuole l'acqua, vuole beve. Come le macchine vogliono bere a rotta di collo, adesso il gasolio costa 2,20 euro al litro. Ti rendi conto, quasi 5.000 lire al litro? No, 5.500 lire al litro. Che ladri, che merda! Allora quelli che ci comandano guadagnano 100.000 euro al mese e ci scappa 2 euro al litro il gasolio. Eh? Sì, diavoli che ci comandano, ci hanno ruinato, ci stanno a distruggere. La politica ci sta a distruggere, ci sta! Eh? Qui ci vorrebbe uno solo che comanda e basta, il re, un re, come un tempo, no? Come quella volta, 2-3.000 anni fa, che c'era il re. Altro che, ci vorrebbe un re, così ruba solo lui e basta, no? 5.000 persone a rubare al potere, chi è che va al potere? 100.000 euro al mese, fanno come gli pare.
tutto gratis c'hanno, se ne approfittene dei pori contribuenti compagni a noi che dobbiamo fatica a 90 anni e poi andiamo in la cassa da morto. E che razza di vita è questa qui? Per fatica penantro, non c'è manco la gratificazione personale, niente. Non dobbiamo faticare per noi stessi, per gli altri dobbiamo faticare. È una merda, eh! Guarda un po' chi che pezzo di sbrego, chi guarda. Guarda chi, se mi scappa fuori una serpe, chi mi moccica la ma. Te saresti contento e contenta se mi moccica la ma. Eh? E na, mi sei un caldo da morire, chi? Adesso vado via, oh! Adesso vado via. Volevo fare la circonvallazione qui, perché chi hanno accusato, hanno passato contrattore, chi? E chissà da quanto tempo che ci sono passati, è tanto il tempo che è passato. Adesso vado giù, dai, vado giù, finisco qui, dai. Però se volete vedere che io ripropongo le produzioni esplorative, mettete tutto un continuo un grazie, in ogni video un grazie, così vedrai che lo farò piano piano tutto un continuo le esplorazioni, se no tutti quanti se lamentano, perché non fai i buccaggi, perché non fai l'esplorazione? Dipende i grazie ormai, perché c'è sta modalità, bisogna sfruttarla. Bisogna usufruire di questa modalità per sostenere i canali piccoli come il mio, perché se non è sostenuto va a picco purtroppo, come tutte le cose tendono a finire. Allora, a posto, io adesso ti saluto con su deserto, questi campi, chi? Guarda, desertichi, desertici, desertificati! L'Italia è desertificata, adesso vado giù tutto qui, vado giù tutto, guarda un po', è allo sfascio sta casa, oh, si è sfasciata tutta dentro, è come le persone, no, che non si affidano a Dio, è come sta casa, che de fora pare che fanno un po' schifo, però de fora, bene o male, si reggono in piedi, dentro so allo sfascio, so tutti rotti, tutti distrutti, disintegrati, dentro è lo sfascio più totale, come le persone che non si affidano al Padre Celeste, a Gesù, unica nostra salvezza. Se non ci affidiamo a Gesù, dentro siamo frati, siamo marci, siamo allo sfascio. Allora vado giù.